A Sulmona l'alleanza fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che qualcuno ha definito esperimento Abruzzo, a cui si sono unite altre tre liste civiche, ha portato al ballottaggio il dirigente ASL con un passato da consigliere comunale Gianfranco Di Piero. Gli elettori il 17 e 18 ottobre dovranno scegliere se sarà lui a indossare la fascia tricolore oppure l'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, appoggiato da sette liste. Occasione sfumata di guidare la città peligna per gli altri due contendenti, entrambi avvocati, Vittorio Masci, candidato del centrodestra, ed Elisabetta Bianchi, a capo dello schieramento civico di centrodestra. Bisognerà attendere 2 settimane dunque per conoscere il successore di Anna Maria Casini, ma al momento l'unico dato certo è che a Sulmona ha vinto il voto disgiunto. Di Piero infatti ha preso più voti rispetto alle sue liste, al contrario di Gerosolimo, che ha preferito non concedere interviste, e proprio su questo aspetto è intervenuto con un breve comunicato stampa, nel quale ha scritto: "Attendiamo i risultati definitivi che arriveranno in nottata per avere un quadro più chiaro. Al momento le nostre liste raggiungono un risultato molto confortante perché siamo la prima coalizione. C'è un po' di delusione per il risultato del sottoscritto che si attesta sotto le liste, anche se una flessione l'avevamo prevista. Le prossime 48-72 ore saranno determinanti per le scelte da fare." Al microfono di Anna Di Giorgio, che ha seguito le consultazioni elettorali nella città di Ovidio insieme a Marco Prosperini, Di Piero ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. Ti aspettava questo risultato? Era un po' nell'aria, noi avevamo percepito una crescita di consensi intorno alla nostra coalizione. Lo speravamo. E gli elettori ci hanno premiato, quindi siamo felici di questo risultato. Possibili apparentamenti, indicazioni di voto, come penserete di regolarvi da questo punto di vista? Considerato che andiamo al ballottaggio con lo schieramento civico, diventa francamente difficile perseguire l'ipotesi di un apparentamento con le altre liste. Noi però abbiamo proposto un rinnovamento nei metodi e nei contenuti della politica cittadina. Pensiamo di rivolgerci alla città e chiedere il sostegno anche dei cittadini che non ci hanno votato al primo turno. Lei come candidato sindaco ha più voti di Gerosolimo. Ecco, commentiamo anche questa situazione che evidentemente può essere anche dettata dal voto disgiunto, per esempio, che è possibile nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. Sì, evidentemente c'è stato un voto disgiunto a vantaggio della mia candidatura e a svantaggio del candidato Gerosolimo. Questo in parte premia la mia candidatura, però devo dire che l'occasione per me è importante per ringraziare la coalizione che mi ha sostenuto, perché credo che abbia concorso in queste elezioni con grande dignità e con grande impegno. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare tutti i candidati della mia coalizione che hanno profuso il massimo dell'impegno in questa esperienza elettorale.